Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Questa sera addirittura, dato che non abbiamo Beppe Marconi, che sapete lui la sera non può uscire avendo una certa età, quindi questa sera che lui è a Ischia noi ci siamo presi questa libertà, siamo qui nelle scale che portano in Piazza Grande alle logge Vasari. Ci siamo già occupati varie volte di queste orrende scritte che deturpano i muri. Ci aspettavamo che almeno durante la settimana della giostra venissero o fossero state ripulite. No, non solo, addirittura abbiamo nuove scritte. Come vedete, love is suicide, dovrebbe essere, quindi l'amore è un suicidio. Vedete, imbrattati completamente i muri che portano giù alle logge Vasari. Insomma, è davvero poco decoroso che durante la settimana della giostra si debba vedere queste mura imbrattate in questo modo, con tantissima gente, i turisti, che, ecco, pensate, un turista che viene, dice vado in Piazza Grande, viene dalla cattedrale, scende giù e per andare nella meraviglia di Arezzo che è Piazza Grande si trova i muri completamente imbrattati. Guardate, queste sono scritte recenti, non c'erano l'ultima volta che siamo stati qui. Ora, siccome però questa sera abbiamo incontrato il sindaco, gli abbiamo chiesto conto di queste scritte, sentiamo cosa ci ha detto. Un piccolo neo. È veramente brutto questo ingresso sulle scale. Sa come dicono a Napoli? Facesse schifo. Facesse schifo. Giusto proprio nella settimana. Si vediamo potrebbe, se, non lo so, bisogna parlare con Camurrini. Non so se si fa in tempo a ripulire tutto. Il timore è sempre, al solito, siccome qui non è coperto da telecamere, che la mamma di qualche idiota sia sempre incinta e poi ritornino a sporcarlo. Sì, perché poi hanno fatto delle aggiunte a quelle sopra. Allora, ragazzi, sì, purtroppo gli riesce a star fermi. Comunque vediamo se lo miglioriamo in qualche maniera. Insomma, il nostro sindaco ci dice, insomma, che la colpa è di chi mette al mondo gli imbecilli, però siccome gli imbecilli ormai al mondo sono già stati messi, che facciamo? Continuiamo a permettergli questo? Insomma, chiaramente ci si attende molto di più da questa amministrazione, visto che sul decoro e sulle misure antidegrado aveva molto puntato in campagna elettorale, criticando, insomma, anche quello che era stato l'operato della giunta precedente. Però, insomma, ci occorre sicuramente, lui ha parlato di una telecamera che qui non c'è, allora mettiamola, e serve un impegno maggiore per contrastare questi vandali che deturpano la storia e le bellezze di Arezzo. Ci vediamo domani.